pomeriggio, buon sabato del convento a tutti, insieme anche questa settimana. Al centro dell'appuntamento di oggi la testimonianza, la chiacchierata con un attore, cantante, voce radiofonica, attore televisivo, ma ha interpretato anche San Giovanni Paolo II in un musical. Non vi anticipo il suo nome, ma capirete subito di chi si tratta. Ma vogliamo iniziare subito con il riassunto di questa seconda settimana del mese di maggio, il Santo Rosario, ideato dalla pastorale giovanile vocazionale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, una preghiera con i giovani e per i giovani in cammino verso Lisbona. Quella della Trasfigurazione è infatti la prima delle parrocchie cittadine che sono chiamate in questo mese di maggio ad unirsi a un'assemblea senza confini. La Giornata Mondiale dei Giovani, che si svolgerà a Lisbona, avrà il sostegno celeste di alcuni santi di Lisbona, partiti da questa città per annunciare Cristo. Come Sant'Antonio, che si è recato missionario già da francescano in Marocco, nel sud della Francia e in Italia, convertendo molte persone al Vangelo, che viveva e predicava. L'uomo, il predicatore, che ha sminuzzato, ha spezzato il pane della parola in maniera semplice, in maniera comprensibile a tutto il popolo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. A nome di tutti i parrocchiani di San Giuseppe Artigiano, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, prima di iniziare la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. La GMG di Santiago è molto importante perché per la prima volta la Giornata Mondiale della Gioventù si va a strutturare in maniera diversa. 3 giorni di catechesi, la veglia di preghiera e la celebrazione eucaristica di invio missionario dei giovani in chiusura dell'evento. Io ho partecipato alla GMG di Cracovia nel 2016 e per me ha segnato una svolta nel mio cammino vocazionale. Lo sarà senz'altro anche per tanti giovani che parteciperanno a questo evento. Io sono Inés, devo meno tempo più tardi, ho 3 anni. Y este año justo con la ya que se hace la JMJ vamos a ir el colegio con los alumnos de bachillerato primero y segundo y los antiguos alumnos que ya están en la universidad. Iremos con formando parte de la 17 de Getafe con un plan en 4 días en Galicia y luego ya nos uniremos con los jóvenes y el Papa en Lisboa. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo secondo Luca.
Alle parole dell'angelo Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola». Dio te salve Maria, piena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. È il momento del fioretto. Lascio la parola al giovane Marco Greco di Montenero di Bisaccia, che in questa seconda settimana del mese mariano ci suggerisce un proposito da dedicare proprio come un fiore alla Vergine Maria. E allora lasciati illuminare e guidare dalla parola stasera in questo fioretto per conoscere meglio anche chi sei tu. Perché solo se ti guardi con gli occhi con cui ti guarda Dio, tu puoi conoscere davvero la bellezza che sei. La sesta giornata mondiale della gioventù si tiene nella terra natale di Giovanni Paolo II, in Polonia, a Częstochowa, sul monte Jasna Góra. L'evento si svolge nell'ambito del viaggio apostolico del Papa in Polonia e Ungheria. Sono passati 32 anni e tanti giovani di allora, oggi, come donne e uomini adulti, nutrono e hanno un bagaglio incredibile di fede, di speranza e di carità. Il tema, come abbiamo già avuto modo di ascoltare dal video, è: avete ricevuto uno spirito da figli. Espressione tratta dal testo di San Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 15. Vogliamo con voi stasera pregare il rosario come la nostra preghiera, come la nostra preparazione per la GMG a Lisbona. A nome dei fedeli della parrocchia, vogliamo esprimere la nostra gioia di condividere con te, con i frati cappuccini, con i pellegrini e con i fratelli e le sorelle sangiovannesi questo momento di preghiera. Ricordiamo te, Gesù, li figli di Eva, a te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. La parrocchia che ho l'onore e la gioia di servire pastoralmente, intitolata San Francesco d'Assisi, è stata la quarta ad essere eretta canonicamente nella storia di San Giovanni Rotondo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È il tema dell'incontro che si tiene dal 10 al 15 d'agosto 1993. Quasi 1 milione di giovani partecipanti provenienti da 100 nazioni. Un evento che si svolge nell'ambito del 60° viaggio apostolico del Papa, il quale prima di Denver fa tappa in Giamaica e in Messico. Posto speciale degli esseri umani tra tutto ciò che Dio ha creato sta nel fatto della partecipazione alla sollecitudine di Dio verso tutto il creato. Il Creatore ha veramente affidato a noi il mondo come dono e come responsabilità. Io mi chiamo Padre Rousseau, sono missionario in Tagikistan, anche sono originario di questo paese. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietralcina, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Prima della benedizione voglio invitarvi ad augurare tutti insieme
a Padre Pasquale i suoi 20 anni di sacerdozio. Rivolgo la comune preghiera alla Madonna delle Grazie, che illuminerà la nostra meditazione durante la recita del Santo Rosario. E nel 1995 sbarca in Asia, nelle Filippine. Si tratta dell'unica GMG vissuta durante l'inverno boreale. È la prima edizione che si tiene nel mese di gennaio, dal 10 al 15. Qualcuno vi ha amati e scelti come siete. Ha visto in voi qualcosa che forse neanche voi immaginavate di avere. Insomma, vi ha voluti bene veramente. E vi manda, perché con questa gioia testimoniate l'amore di Dio, che è ciò che vi permette di guardare oltre le paure e i timori. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Papà di Emiliano, Mattia e Lorenzo, attore, cantante, voce radiofonica, ha recitato in Provaci e ancora Prof, tutto può succedere. È stato Mariano Aiello nella miniserie televisiva Briganti ed ha recitato a teatro in numerosi spettacoli, tra cui Titanic, Lady Oscar e Tre attori in affitto. È stato Ranieri, Albano Venditti ed Elton John in Tale quale show. Ha interpretato Giovanni Paolo II nel musical Non abbiate paura. Copertina del nostro ospite. Thank you.
Danilo Brugia, ospite al Sabato del Convento questo pomeriggio. Ciao, benvenuto, grazie. Grazie a voi, grazie per la bella presentazione, per la copertina, grazie mille. Allora Danilo, volutamente ho cominciato questa presentazione con il ruolo più importante che ricopri, papà di tre splendidi bambini. Brava, brava, hai detto bene, il più importante, il più bello, sì, ormai diciamo due sono ragazzi perché Emiliano e Mattia hanno rispettivamente 16 e quasi 15 Mattia, e quindi sono ragazzi, il cucciolo di casa è Lorenzo che ne ha 4 e mezzo. Bene, allora posso chiederti quando hai capito che recitare sarebbe stata la tua professione oltre che passione? Ma guarda, io in realtà inizio come calciatore, poi durante l'adolescenza ho cominciato, in realtà il primo amore è stata la musica, ho cominciato a cantare e diciamo che quello che poi è stato un po' il passo successivo, ho sempre pensato che quando uno canta, recita in musica, insomma, interpreta una canzone, deve metterci tutte le emozioni possibili. Quindi devo dire che forse è stata la musica che mi ha introdotto verso la recitazione, anche se non volevo in realtà. Chi mi ha spinto e consigliato di farlo è stato Nicola Carraro, l'attuale marito di Mara Venier, che in un'esperienza di una domenica in del 2003 mi disse: guarda che tu devi fare l'attore, mi ha spinto e poi l'anno dopo è venuto fuori 100 vetrine. Quindi da lì è partita la passione per la recitazione. L'attore Peter Boyle ha detto che è solo sul palco che gli attori si sentono vivi. È così anche per te? È verissimo, è così, sì. È uno strano mix di emozioni, perché poco prima di salire sul palco inevitabilmente hai l'adrenalina, ma hai anche tanta paura, no? di riuscire a fare tutto quello per cui ti sei preparato, per cui hai provato, però poi quando si apre il sipario, quando sei sopra lì è vita. E io non potrei pensare di fare altro se non quello che faccio con tanto amore, con tanta dedizione, con tanta voglia di crescere sempre, di migliorarmi. Danilo, lo dicevo prima anche nella presentazione, hai partecipato nel 2012 a Tale e Quale Show e hai vestito, sì, i panni di Massimo Ranieri, Elton John, Albano e Antonello Venditti. Che esperienza è stata indossare i panni di artisti e cantanti così diversi tra di loro? E poi a quale ti sei affezionato particolarmente? Beh, guarda, non posso dirti altro che Massimo Ranieri, perché è stato l'artista, il cantante, l'attore che mi ha sempre ispirato. Diciamo che mi hanno fatto fare Massimo Ranieri perché lo feci al provino, per Tale e Quale, portando il mio cavallo di battaglia che è Perdere l'amore. E quindi piacque tanto, per cui poi me lo fecero fare in puntata e addirittura mi regalarono, pregiarono del fatto di farmi avere Massimo Ranieri come sorpresa, venne lì ospite in diretta. Certo. E quindi è quello a cui sono più legato. E per rispondere alla tua domanda, è stato difficile, in realtà quella fu la prima edizione di Tale e Quale, quindi nessuno, a parte il format spagnolo, conoscevamo che cosa volesse dire fare Tale e Quale, per cui ero un po' spaventato e temevo che fosse un programma dove dovevi imitare. In realtà è quello, però non è che vogliono gli imitatori, vogliono delle persone, come poi è stato ampiamente visto con il successo che ha avuto in tutte le edizioni fino ad ora, degli artisti che sappiano entrare in un personaggio e che sappiano, ecco, interpretarlo e renderlo al meglio. Quindi è stato molto, molto bello. Immagino anche molto stimolante. Nel musical, sì, Non abbiate paura, per la regia di Andrea Pallotto e Gianluca Ferrato, che è andato in scena all'Auditorium della Conciliazione di Roma nel 2014, hai indossato, sì, altri panni importanti di Giovanni Paolo II, oggi santo. Ecco, raccontaci di questa esperienza, Danilo. Guarda, ti ringrazio per questa domanda, perché tra tutti i musical che ho fatto e tra tutti i personaggi che ho interpretato è quello a cui sono più legato, quello che mi ha dato di più in assoluto in termini anche, lo dico, spirituali, perché da cristiano credente, da devoto di Padre Pio, sappiamo quanto Giovanni Paolo II fosse legato anche
a Padre Pio, per me è stato veramente un viaggio meraviglioso. Il rammarico è che purtroppo è stata un'esperienza che si è fermata all'auditorium e non ha proseguito poi con una tournée che avrebbe meritato, però è stato straordinario. Io davvero ho un ricordo meraviglioso e ogni volta che ripeto delle immagini o ci ripenso non ti nego che mi commuovo, perché è stato veramente veramente bello e difficilissimo, cioè avvicinarmi ad un personaggio così immenso è stato complicato. Tu hai avuto modo di conoscerlo, Giovanni Paolo II? Guarda, l'ho conosciuto da piccolo, grazie a mio papà, mi portò ad una manifestazione, perché ero veramente piccolo, avrò avuto forse 5 o 6 anni, se non qualcosina in più, e lo conobbi, infatti avevo la foto con mio padre, io e lui che mi stringeva la mano, io ero in braccio a mio papà, l'ho conosciuto così, non in altro modo, purtroppo però è stato ovviamente per motivi di età il mio papà in assoluto, quello che mi ha accompagnato per gran parte della mia vita e alla quale sono stato molto, molto legato. Esatto, è proprio così. Vorrei ricordare anche un altro passaggio, ecco, della tua carriera. Nel 2019 e nel 2022 hai vinto il premio Microfono d'Oro per la tua carriera radiofonica. Quanto la radio ti è entrata nel cuore? Devo dire tanto, perché ancora oggi la sto facendo insieme al mio collega Paciullo in questa trasmissione Radio Roma, la trasmissione si chiama Vi Piace, ormai sono 6 anni che faccio questa trasmissione e devo dire che mi è sempre piaciuto lavorare con la voce, no? A parte fare l'attore, fare il cantante, però ho fatto anche doppiaggio, quindi è stato un qualcosa che forse avevo, mi è piaciuto, è maturata e devo dire che adesso è un appuntamento fisso che io ho quotidiano e al quale non riesco a rinunciare, perché in effetti mi piace. Poi è ovvio, quando ho dei film da girare o una tournée teatrale, come a breve riprenderò lo spettacolo Casalinghi Disperati, mi alterno fra palco, set e la radio. Certo. Voglio anche ricordare, Danilo, che tu da anni sei il conduttore del Gran Galà della Ricerca di Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, questa serata per raccogliere fondi a favore della ricerca. Quando ti hanno proposto di presentare questo evento, quali sono state le tue prime emozioni? L'emozione è stata quella di avere di nuovo qualcosa che mi legasse a Padre Pio, in qualche modo. L'emozione è quella di andare a trovare questi bambini meravigliosi che, ahimè, e i loro genitori che sono ricoverati nel reparto di oncomatologia pediatrica dell'ospedale per il quale reparto si fa questo evento. Quindi sono state delle emozioni molto, molto forti, e il fatto che ogni anno ci sia questo appuntamento per me ormai è un appuntamento di famiglia. Io vado sempre lì, quindi è un modo per stare vicino a Padre Pio e vicino ai bambini e condividere tutto questo, ripeto, con Michele Giuliani e con tutto il personale medico di quello straordinario ospedale al quale sono anche legato per motivi privati. Non fai mistero della tua devozione per Padre Pio. Chi è per te il santo di Pietrelcina, per quello che ci vuoi raccontare? Guarda, per me Padre Pio è una presenza costante e posso dire con assoluta certezza che mi fa sentire costantemente la sua presenza nella mia vita con dei segnali dei quali più volte ho parlato anche in altre interviste, sia sui giornali che in TV. Per me è, come dire, il mio angelo custode, la persona, la definisco persona perché io la sento come presenza alla quale io mi rivolgo costantemente e che, ripeto, so che c'è, non so come dire, quindi quando ci sono i momenti quelli di grande difficoltà o magari momenti difficili che ci sono per tutti nella vita, io so di avere un'ancora di salvataggio che è Padre Pio. Un'ultima battuta, prima facevi riferimento alla tournée teatrale che sta riprendendo, Casalinghi Disperati? Sì. Ecco, quindi è uno dei tanti progetti nei quali sei impegnato oggi? Sì, allora
adesso proprio a metà aprile riprendiamo con Casalinghi Disperati in tournée nei teatri italiani, e stiamo già alla terza diciamo tournée che riprendiamo, recuperando anche alcune date che ai mesi erano bloccate per via del Covid. Poi ho in uscita un film che è Oltre, per il cinema, ne devo iniziare a girare un altro che è Il Passo del Vento, sempre adesso ad aprile, e in più ho la radio, quindi questi sono i prossimi impegni che avrò nei mesi che stanno arrivando. Allora ti auguriamo davvero in bocca al lupo, Danilo, grazie per essere stato con noi, grazie appunto, grazie per averci raccontato della tua carriera e anche appunto questo riferimento all'opera di Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, e al Santo di Pietrelcina. Che dire, ti aspettiamo nuovamente a San Giovanni Rotondo. Grazie. Assolutamente verrò, grazie a voi davvero. Grazie a Danilo Bruggia per essere stato al Sabato del Convento. Andiamo in pubblicità, linea alla regia e poi ancora insieme. E come ogni sabato ci ha raggiunti in studio direttamente dall'ufficio accoglienza Pellegrini Carlos Sciarra. Buon pomeriggio, buon sabato Carlos. Ciao Paola, ben trovata e buon pomeriggio a tutti. Allora, partiamo da quello che è successo in santuario, quindi quello che è il passato. Sì Paola, insomma tanta presenza ancora di tante persone, tanta gente, tanti pellegrini, non ci ripetiamo ormai, è un santuario internazionale a tutti gli effetti. Però permettimi ecco, forse di segnalare la presenza di un nostro conterraneo, Monsignor Natale Albino, che è il segretario dell'Annunziatura Apostolica in Israele e della Delegazione Apostolica di Gerusalemme Palestina, che ha celebrato l'Eucaristia proprio dove riposano le reliquie di San Pio. Perfetto, a questo proposito abbiamo avuto modo di incontrare Monsignor Natale Albino, ascoltiamo la sua testimonianza. Certamente, perché sono di Trani, e essere conterraneo di Padre Pio è per me un grande orgoglio, in quanto ovunque io vada nel mondo si conosce Padre Pio, ci sono gruppi di preghiera di Padre Pio e la sua persona è venerata con tanta devozione. E poi perché anche da Trani, la mia città di origine, ogni anno vengono qui in pellegrinaggio centinaia e centinaia di persone. E Padre Pio conosceva bene anche la città, perché lì vi erano tanti suoi figli spirituali. In particolare vorrei menzionare due, era il professor Curci e il professor Spaccucci, che sono venuti a mancare da poco, entrambi, ed entrambi hanno incentivato a Trani la devozione a Padre Pio. Da due anni è in Terra Santa, a fine celebrazione eucaristica ha chiesto preghiere per i cristiani di Terra Santa. Come oggi la situazione e qual è il suo augurio, il suo auspicio? La Terra Santa è una terra, che lo dice anche il nome, benedetta da Dio, perché lì si è compiuta la rivelazione. E oggi, purtroppo come anche nel passato, continua a essere teatro di conflitti, di divisioni. Al di là di questi vorrei sottolineare come la presenza lì dei cristiani sia fondamentale, perché non solo vanno diciamo, effettuati pellegrinaggi alle pietre sante che lì vi si trovano, ma vanno anche visitate evidentemente le pietre vive, cioè i cristiani che oggi sono lì in Terra Santa in mezzo a tante difficoltà di ogni natura, e mantengono viva la memoria del Signore risorto. Proprio oggi nella prima lettura degli Atti degli Apostoli si menzionava anche Gaza. Ebbene, anche nella striscia di Gaza vi sono circa 900 cristiani, di cui 136, conosco anche il numero preciso, cattolici, che appartengono alla parrocchia Holy Family Church. E lì vi è una comunità molto viva, persone che sono determinate nel restare, nel vivere il Vangelo nel contesto dove sono nati, nel continuare a testimoniare il Signore risorto proprio nella terra dove Egli è apparso in mezzo a noi. E credo che questa preghiera
qui dalla Puglia a loro favore sia molto più importante che anche proveniente da altrove, perché da sempre dalla Puglia sono partiti pellegrinaggi, sono partiti visitatori che hanno portato, ecco lì in Terra Santa, il respiro della Chiesa Cattolica, il respiro della Chiesa Universale, sin dal Medioevo, come sappiamo. Anche nella mia diocesi di origine vi è ancora una traccia questa nella nomenclatura del nome della diocesi, perché Trani, Barletta, Biceglie è Nazareth, in quanto con l'invasione islamica del Medioevo, ecco, il vescovo di Nazareth si era rifugiato lì a Barletta e lì è rimasto per secoli praticamente, non lui ma i suoi successori. Dunque la nostra terra, la Puglia, ha da sempre questa grandissima sensibilità per i cristiani di Terra Santa, ed è bello che questo ponte spirituale non scompaia mai, ma venga ancora più rafforzato oggi. Questa è la testimonianza di Monsignor Natale Albino, segretario dell'Annunziatura Apostolica in Israele e della Delegazione Apostolica a Gerusalemme Palestina, che è stato pellegrino a San Giovanni Rotondo nei giorni scorsi. Abbiamo un altro evento da segnalare, Carlos? Sì, Paola, proprio sabato scorso un nostro concittadino, il maestro Antonio Cocomazzi, dopo aver composto un requiem qualche anno fa, finalmente ha avuto l'opportunità di poterlo eseguire proprio nel santuario di San Pio. Anche a questo proposito abbiamo un servizio. Un tributo e un ringraziamento al santo di Pietrelcina. Questo in sintesi il significato racchiuso nel requiem per soli coro e orchestra del maestro Antonio Cocomazzi, musicista di San Giovanni Rotondo. L'opera, composta nel 1998 in occasione del trentennale della morte del frate stigmatizzato, è stata eseguita sabato 6 maggio nella chiesa di San Pio da Pietrelcina nella cittadina garganica e patrocinata dal comune di San Giovanni Rotondo. Il requiem è stato rappresentato in prima assoluta nel 1999, quando Padre Pio fu proclamato beato, e poi ripreso nel 2022 in occasione del 20° anniversario della canonizzazione del santo di Pietrelcina, con l'incisione su CD della versione per soli coro e organo avvenuta presso la cattedrale di Palermo. Ad eseguire l'opera del maestro Cocomazzi, l'orchestra mediterranea diretta dal maestro Alberto Maniaci, con il coro Chemonia e i solisti Martina Licari e Natascia Catai soprani, il tenore Vincenzo Bonomo e il basso Alessio Gatto Goldstein. Il concerto è stato organizzato dall'associazione musicale MedArt, coordinata dal maestro Simone Piraino. Bene Carlos, allora adesso scopriamo cosa c'è in agenda per le prossime settimane, ma mi allargherei anche oltre per i prossimi mesi. Sì Paola, bene, naturalmente, ma questo i nostri amici già lo sanno, continua il Santo Rosario per tutto il mese di maggio, del resto non siamo neanche a metà mese, quindi per tutto il mese di maggio ci terrà compagnia questo appuntamento serale che continua sempre a riscuotere maggiore apprezzamento e questo naturalmente ci fa piacere. Poi dobbiamo segnalare almeno tre eventi da qui al prossimo futuro, più o meno immediato. Innanzitutto, dalla prossima settimana, ricorderemo il 50° anniversario della nascita al cielo della Beata Maria Crocifissa del Divino Amore. E quindi sappiamo benissimo del legame di Madre Gargani con San Pio, naturalmente tutto quello che è stata la spiritualità tante volte è stato affrontato questa tematica. Ci sarà proprio un triduo in preparazione a questo 50° e vedrà naturalmente l'intervento del nostro provinciale, del vescovo, e poi nell'ultimo giorno il Cardinal Marcello Semeraro sarà appunto lui che chiuderà un po' questi avvenimenti, e non ultima ci sarà l'inaugurazione di una piazza di San Giovanni Rotondo vicino al santuario proprio per Madre Gargani. Poi il 27 maggio un altro cardinale verrà a farci visita, prefetto del Dicastero per il clero, quindi anche lui ci terrà compagnia nella domenica e soprattutto il sabato per quanto riguarda la fiaccolata mariana, l'ultima fiaccolata mariana del mese di maggio. E soprattutto, Paolo, ormai ci prepariamo al perdono del Gargano. Come sai, il perdono del Gargano è un'iniziativa fortemente voluta dai nostri frati, soprattutto chi si occupa della pastorale giovanile, questo cammino che da Monte Sant'Angelo porta i pellegrini a San Giovanni Rotondo, quindi chiunque volesse partecipare a questo pellegrinaggio può naturalmente
potete chiedere informazioni al nostro ufficio, dove avremo modo naturalmente di dare tutte le informazioni del caso. Ma un ultimo evento un po' più vicino a noi, che non riguarda proprio San Giovanni Rotondo, ma ci coinvolge come santuario, è naturalmente quello che succederà a Pietrelcina il 25 maggio, in occasione del compleanno di Padre Pio, 25 e 26 veramente, ma noi come santuario il 25 stiamo organizzando proprio un pellegrinaggio a Pietrelcina. Chiunque volesse venire, naturalmente i più vicini possono venire con noi, ma diamo appuntamento a tutti a Pietrelcina. Chiunque anche da San Giovanni Rotondo volesse partire con noi può anche in questo caso chiedere informazioni all'ufficio pellegrinaggi. Perfetto Carlos, abbiamo visto anche i vari momenti, le varie date e appuntamenti riportati sul nostro block notes. Spaziamo, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, con appuntamenti che riguardano il nostro territorio. Partiamo da Vieste, oggi sarà inaugurata la mostra dello street art Banksy, l'artista inglese forse più conosciuto al mondo. Una mostra a Vieste che sarà inaugurata oggi e proseguirà fino al 17 settembre, promossa dal Comune di Vieste, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con Giuseppe Benvenuto e con il Polo Culturale di Vieste. La mostra proporrà al pubblico una ricca selezione di serigrafie di Banksy, appunto, in esposizione per 4 mesi, ricordiamo da oggi fino al 17 settembre, al Museo Civico Archeologico Michele Petrone di Vieste. Rimaniamo sempre sul Gargano, a Vieste l'anteprima del Festival del Libro Possibile che scalda i motori e si appresta a inaugurare la 22esima edizione con un'anteprima di respiro internazionale. Sarà ospite nella cittadina garganica Peter Cameron, che presenterà Che cosa fa la gente tutto il giorno, libro edito da Adelphi. L'incontro con il noto scrittore americano si terrà venerdì 26 maggio alle 18.30 nel Cineteatro Adriatico della cittadina garganica. Questo, come dire, è un'anteprima della 22esima edizione del Festival del Libro Possibile, che si svolgerà dal 5 all'8 luglio a Polignano a Mare e dal 18 al 22 luglio a Vieste. Proprio qui, infatti, nella successiva piazza di Marina Piccola, la Kermesse Culturale Pugliese aprirà quest'anno per la prima volta uno spazio dedicato integralmente a incontri in lingua inglese, che si terranno nella serata del 18 luglio. E poi, un po' più vicino a casa, andiamo a Mattinata, fervono i preparativi per la 4ª edizione di SCAP, il Festival dei Colori. L'evento organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Oasis, patrocinato e sostenuto dal Comune di Mattinata, si terrà nei giorni 23, 24, 25 luglio. Il festival di quest'anno si arricchirà di una sorta di anteprima dell'evento che si svolgerà il 16 luglio. E 4 giorni di spettacoli, mercatini, installazioni artistiche, luminarie, eventi di ogni genere che coloreranno le vie del centro di Mattinata. Quindi, se avete intenzione di programmare le vostre vacanze estive, sappiate che il Gargano vi dà il benvenuto. Da San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo, Peschi, Civieste e tutte le bellissime ricchezze cittadine che, come dire, colorano il nostro bel Gargano. Bene Carlos, non abbiamo più altro tempo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te. A sabato prossimo con il Sabato del Convento. Appuntamento con tutti voi anche in replica domani prima della Santa Messa delle 11.30. Buon Sabato del Convento a tutti.